Parlare a ragazzi preadolescenti e a ragazze preadolescenti di quello che sta accadendo sul web non è facile, soprattutto non è facile riuscire a ottenere la loro attenzione perché si distraggono facilmente, ma allo stesso tempo sanno che il web è un mondo tutto da scoprire e dove attraverso codici e linguaggi particolari ci possono essere grandi possibilità di conoscenza o grandi pericoli. Ed è su questo che noi adulti dobbiamo dare il massimo, ed è su questo che bisogna costruire alleanze educative importanti, mettendo a disposizione ognuno di noi la propria conoscenza. Quindi è molto bello che oggi a Campobello il Lions Club Due Rose, ma soprattutto la scuola Don Bosco, diretta dalla professoressa Alessia Guccione, e il confronto appunto tra sociologi e psicologi, grazie all'apporto della dottoressa Guglielletti, ci ha permesso di dare uno spaccato ai ragazzi e di confrontarci con loro. Ci hanno fatto anche delle domande che ci hanno fatto riflettere su quello che sta accadendo e quello che loro percepiscono. Ci sono tante questioni aperte: che cos'è la verità? Che cosa è pericoloso e cosa non è pericoloso, che cosa è reale e che cosa è virtuale. A queste domande noi dobbiamo, come adulti, dare delle risposte e soprattutto preservarli dal fatto che qualcuno possa interrompere i loro sogni. Allora, l'iniziativa di oggi presso l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, che dirigo da un paio d'anni, rientra nelle attività che la scuola svolge nei confronti dei nostri studenti, ma anche di tutta la comunità, in particolar modo per trasferire e inculcare la coscienza su quelli che sono i pericoli del web. Abbiamo come ospite il professor Francesco Pira, che è sicuramente un esperto di settore, docente dell'Università di Messina di Sociologia, esperto, direttore del Master in Esperto di Comunicazione Digitale, che ringraziamo anticipatamente proprio per la sua opera di alfabetizzazione e disseminazione su quelli che sono i pericoli, oltre che le opportunità del web. Compito della scuola ovviamente non è quello di demonizzare i social network, ma piuttosto di diffondere, la consapevolezza digitale e soprattutto di tentare di inculcare una coscienza emotiva tale da poter permettere ai nostri alunni di distinguere quelle che sono le challenge più pericolose, di poter capire chi si cela spesso dietro anche dei profili falsi. Oggi la sensazione che abbiamo è quella di un netto abuso dei social network, della rete in genere, e quindi è fondamentale per noi, scuola, ma anche per le famiglie, esercitare un controllo, ma soprattutto appunto trasferire competenze. I social, naturalmente, i social network sono un luogo in cui soprattutto gli adolescenti vivono, giornalmente si relazionano, ma soprattutto vivono con le loro emozioni. Oggi vorrei veramente riflettere insieme ai ragazzi su quello che vuol dire esserci sui social, quanto in realtà mettono di se stessi, quindi della propria identità. Come vivono le emozioni sui social, quindi come lo fanno offline e online. Su questo è bene ribadire che sui social si perde la capacità di entrare empaticamente in contatto con l'altro, proprio perché non viene allenata quella che viene chiamata intelligenza emotiva, che permette ai ragazzi di comprendere le proprie emozioni, comprendere quelle degli altri e sicuramente relazionarsi in modo positivo con gli altri. Quindi il messaggio è quello di vivere sì i social, quindi il web, con tutti gli aspetti positivi che possono derivarne, ma non dimenticarsi delle relazioni appunto vis-à-vis, faccia a faccia, le relazioni quelle reali.